Proseguiamo, abbiamo adesso sì ripristinato il collegamento anche con Di Maio, consulente del lavoro, per fare il punto della situazione sull'indennità dei 600 euro, se tali sono stati confermati, perché anche su questo c'è un giallo. Francesco, a te. Buonasera a tutti, ovviamente anche da parte mia, la vicinanza a tutta la famiglia Piccone, ovviamente. Allora, sì, è uscita questa circolare, la numero 49, ieri, che ha chiarito la fascia dei lavoratori isolani che sono interessati a questo provvedimento. Da 600 euro. Sono confermati per i lavoratori degli alberghi, prima di tutto i lavoratori stagionali, quindi devono essere stagionali degli alberghi, affittacamere, alloggi connessi ad aziende agricole, tipo Asimo, con camere che offrono anche l'alloggio. Poi la cosa importantissima, hanno allargato e chiarito altre tipologie di attività che prima non erano ben menzionate, si poteva solo intuire, tipo per esempio la ristorazione, ma anche per esempio piccoli ristoranti che fanno da asporto, sono tutti compresi in questo provvedimento. Poi il bar, gli stabilimenti balneari, anche questi non erano molto chiari all'inizio. Già le gelaterie, le agenzie di viaggio invece si intuiva che devono essere già all'interno del provvedimento e sono confermate. E poi ovviamente anche gli stabilimenti termali che erano stati già menzionati nel decreto ineguagliabile. Allora, praticamente che cosa succede? Che i lavoratori interessati possono di queste aziende o di queste tipologie di attività possono con il loro PIN oppure recandosi da un prato, addirittura potrebbero farla semplicemente telefono al numero INPS, possono fare questa richiesta. Questa riguarda marzo, è molto specifica questa cosa. Spera un preventivo per aprile, perché lo hanno detto più di una volta, marzo è stato sempre nominato. Quindi speriamo che che questo provvedimento sia duplicato quantomeno, e dato pure, perché per esempio per i lavoratori stagionali non hanno pensato, per esempio, tutte le aziende. Io non immagino solo Ischia, ma pure negli altri comparti turistici del commercio. Il commercio è completamente fuori da questo provvedimento e questo non è certamente una cosa molto positiva. Hanno riconfermato anche i lavoratori dello spettacolo, basta che hanno 30 contributi nell'arco del 2019, anche questi lavoratori possono fare la domanda. Poi, ovviamente, queste 600 euro nel. Ad hoc, per i professionisti all'inizio non c'era, a tutti i professionisti che non le professioni che hanno altre casse di previdenza non INPS, praticamente parliamo di ingegneri, avvocati, geometri, tutte queste fasce di professionisti, anche questi possono fare la domanda tramite la loro cassa di appartenenza. Le 600 euro sono anche sono confermate per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione INPS, i commercianti, la stragrande maggioranza, i commercianti artigiani e anche i lavoratori co-co-co, tipo amministratori, che bisogna solo fare attenzione che questi soggetti, ma questo vale anche per gli stagionali che non abbiano, per esempio, non siano pensionati, non abbiano un altro sussidio. In questo caso possono fare la domanda per avere queste 600 euro. Come si fa? Come di consueto, per le persone, per i lavoratori stagionali conoscono bene la procedura, bisogna collegarsi sul sito dell'INPS, autenticarsi e c'è nella sezione domande a sostegno del reddito, vicino alla NASPI proprio hanno inserito un altro rigo, Covid-19. Bisogna fare la domanda, se uno ha le credenziali lo può fare in autonomia,
Se invece non è molto avvezzo all'uso del computer, si può rivolgere a un patronato e sicuramente, oppure chiamando al call center, però bisogna comunque avere una parte del PIN. Anche se si chiama al call center, bisogna prima munirsi di una parte del PIN, quindi bisognerebbe prima chiamare l'INPS per farsi dare una parte del PIN. E poi con questa parte del PIN il call center dell'INPS può fare telefonicamente la domandina per la richiesta di questa indennità. Queste sono le cose, diciamo, più vicine all'isola d'Ischia in generale, perché consideriamo anche altre categorie che comprende diciamo la circolare, ma sono molto molto lontane dalle realtà dell'isola d'Ischia. Bene, grazie, grazie Franco. Questa è una prima infarinatura. Domani, tra l'altro, sarà il primo giorno, quindi ritorneremo sul tema anche per capire come è andata e soprattutto per parlare di tutte quelle categorie escluse. Grazie per queste prime delucidazioni. Buona serata. Buonasera a tutti. Ringraziamo allora Franco Di Maio. Ci sono stati dei problemi con l'audio, ma sostanzialmente avete potuto capire che a livello dei lavoratori stagionali, e questo è un aspetto importante, i 600 euro sono previsti. Da domani si inizierà con le domande. È anche vero però che se sono state incluse le partite IVA, sono state ampliate per esempio anche per quanto riguarda i professionisti, come avete ascoltato da Di Maio, anche coloro i quali non fanno direttamente riferimento alla cassa INPS, ma a casse private, è anche vero che ci sono tantissime altre categorie che sono state escluse, oppure situazioni contrattuali legate a dei lavoratori che nella pratica sono stagionali, ma che formalmente non lo sono, rischiano anche loro di restare fuori da questo tipo di indennizzo laddove non ci siano determinati criteri, lo ripetiamo, dal punto di vista contrattuale dell'ultimo rapporto di lavoro che hanno avuto. Quindi approfondiremo ancora una volta la situazione nei prossimi giorni. È chiaro che non si può essere chiari perché tante cose purtroppo sono ancora poco note e cercheremo di capire anche dal punto di vista informatico, se ci saranno problemi nel corso della giornata di domani, che è il primo giorno utile per presentare la richiesta, ma comunque lo si potrà fare anche nei prossimi giorni. E come avete ascoltato, riguarda il mese di marzo, poi si attendono indicazioni anche per il mese di aprile.